Roberta Rombolà, coordinatrice del progetto dei ragazzi del VSE, insieme ad altri colleghi. Si può dire che per usare gli smartphone, i computer, i tablet non è mai troppo tardi. No, no, non è mai troppo tardi, specie se si viene aiutati da chi è esperto nel senso, scaricare app, nel appunto, creare PIN. Magari c'è gli utenti dell'INPS che magari non sono molto pratici. Abbiamo unito le forze, quindi l'INPS ha bisogno di una guida. Noi dobbiamo far svolgere ai ragazzi il percorso di alternanza scuola-lavoro. Quindi ci siamo trovati, i ragazzi sono entusiasti di poter collaborare con l'INPS e noi come istituto scolastico siamo veramente grati di averci dato questa possibilità. Quindi saranno i ragazzi appunto in questo percorso ad aiutare chi avesse bisogno, chi ha difficoltà a scaricare app, di facilmente poterlo fare. Loro faranno la guida per un periodo iniziale nel mese di luglio, aiutando appunto gli utenti, visto che c'è questa nuova attività offerta dall'INPS, di prenotare tramite app o online l'appuntamento, saranno in grado appunto di dare una mano, di affiancare gli utenti.